Questo programma è offerto da Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Gradisce, signore. Parti sarebbe senza Koleski. Koleski, carta, plastica, parti. Champagne, signore. Bella gente, ben trovati ancora oggi qui nelle cucine di Villa Guicciardini. Si cucina insieme. E che si va a cucinare? Si fa oggi una lasagna, però una lasagna un po' differente. Si fa una lasagna alla parmigiana, ma non con la pasta, con il pane carasau. Ci si prova, eh? Ok, prima di tutto si va a fare la salsina con il pomodoro. Si mette olio, aglio, e poi ci si va a mettere il pomodoro e il basilico. Si va con questo ci si mette il pomodoro a pezzettoni e anche un po' di passata rustica. Ci si mette il basilico, sale, pepe, si copre e si va a mettere in una qua al fuoco, in un tegamino più e si prende invece questa bella padella grande, si alza il fuoco e vado a friggere le melanzane che ho fatto a fettine molto fini, abbastanza fini, ora fini no, ma così non le infarino per niente e le vado a friggere così, semplicemente. Quando l'olio è pronto si va a friggere. Poi ho preparato una besciamella abbastanza lente. Intanto la salsina di pomodoro va e poi si deve frullare.
ci vediamo quando la salsina è pronta e le melanzane sono fritte. Ecco qua, guardate, le melanzane sono fritte, le ho scolate e le ho salate, mentre la salsina di pomodoro è fatta e è l'ho praticamente frullata con il mini primer. Eccoci qua. E ora cosa si va a fare? Si va a mettere insieme le lasagne. Allora, sempre con i miei stampi del Coleschi, quelli usa e getta, che sono praticissimi, vado ad assemblare la lasagna. Prendo il pane carasau e si fa a pezzi. Prima di tutto metto un po' di salsina di pomodoro qui, ora metto un capellino di salsina di pomodoro sotto qui, ecco, e vado a prendere il pane carasau a pezzi e lo metto così. Anche sovrapposto, non importa. E si va a riprendere un altro po' di salsa. Prendo la besciamella un po' di ricotta che vado a mettere a pezzetti così, e poi metto le melanzane. E un po' di parmigiano. O grana o parmigiano grattato. Poi si rifà strato di pane carasau. È buonissimo il pane carasau, io d'estate anche sotto all'insalata, quando fate queste belle insalatone potete mettere questo pane carasau sotto tutto e sopra versarci sopra l'insalata, e mangiate anche quando andate in mare, lo potete mangiare sempre tutto insieme, un piatto unico praticamente. Ecco qui, besciamella.
ricotta. Le melanzane, direi che è molto versatile questo pane Carasau. E ancora formaggio. E l'ultimo strato si fa con il pane. Così strato di pomodoro besciamella. Facciamo qui ricotta. Eccola qui. Melanzane. Grana. Si vanno a infornare a 200 gradi, 220, per circa 10 minuti. Ci vediamo appena sono pronte. Le porteremo direttamente in tavola così. Guardate un po', le lasagne con il pane Carasau, la parmigiana sono pronte. Io le porto direttamente in tavola così, ma cioè le sanno un profumino, io ve lo dico, invitante, invitante. E niente, noi ci si dà appuntamento sempre domani alla solita ora, sempre qui su TV Prato, canale 74 del digitale terrestre. E che vi dico, insieme a Villa Guicciardini, Coleschi, Ilio Pesca, vi saluto e vi invito a seguirci sempre e comunque, perché si fa delle ricettine buone buone. E dove si va con le ricettine buone buone? E si va a tavola. Ciao, buon appetito. Questo programma è stato offerto da
Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Gradisce, signore? Che party sarebbe senza Coleschi? Coleschi, carta, plastica, party. Champagne, signore?